Via. Sì. Via, se andiamo a 16:25, pensavo di avere ancora 5 minuti. Dopo ho avuto problemi tecnici anch'io. Ok, che saluta. Ok, vogliamo. Ciao, Ok, piacere. penso che conoscerai. Conosci Ica? No, Erika? non di persona, credo mi abbia No? dato l'amicizia qualche minuto fa. Ok. Ti salutano Luigi Ranieri, insomma, ciao a tutti quanti. Va bene. Dunque, piccola, visto che ormai siamo online, siamo partiti. Oggi con noi abbiamo Oscar Cafaro, giusto? Dico bene il cognome perché Giusto, intanto mi perfetto sbaglio. con me. E niente, Oscar è un concept artist che lavora a livello internazionale. Ha studiato scenografia, sul gruppo ho messo anche il link alla pagina su Concept Art World, insomma è un sito assolutamente rinomato e di altissimo livello, per cui avere la fortuna di avere una pagina lì significa, sappiamo per chi è del settore, sappiamo quanto possa significare. Tu hai cominciato con Dante Ferretti, giusto? No, perché No, in realtà no. nello studio? No. Diciamo la mia esperienza più vicina al concept design, quindi al mondo del cinema o dei videogames, se così possiamo dire, sì, con Dante Ferretti. Però Ok. professionalmente ho iniziato in uno studio per opera lirica, quindi ho fatto l'accademia. La facoltà di scenografia e poi ancora prima di finire l'accademia, ancora prima di dare la tesi, ho cominciato a lavorare con questo scenografo Ezio Frigerio, che probabilmente per molti non è conosciuto, ma è stato veramente veramente un grande, lo è ancora almeno per me. E ho iniziato a lavorare con lui e già con lui ho cominciato a comprendere la differenza tra un amatoriale e un professionista. Quindi io la considero come una delle mie prime esperienze vere, insomma, molto formative, perché ancora oggi a volte penso che le cose che ho imparato in quel paio d'anni, ancora oggi mi sono utili, e, insomma, ne fa. Poi dopo questo ho cominciato a lavorare a Roma, sono trasferito a Roma, ho lavorato con Dante Ferretti. Nel frattempo ho fatto anche varie cose, ho lavorato anche con altre aziende piccole, alcune piccole, alcune grandi. Non so, Italiane o anche come? all'estero? Dicevo, solo italiane o già anche estere? No, per ora c'è solo italiane. Sai, Ok. è un po' diverso perché in realtà io ho lavorato per Ezio Frigerio, per Dante Ferretti, però i clienti Progetti. c'erano tutti Ok, americani, francesi, quindi quindi progetti a tutti di respiro internazionale. anche in questo dico, le considero come esperienze professionali molto importanti perché subito la mia mentalità, la mia testa è stata, diciamo, programmata per vivere in un contesto internazionale, non solo per vivere nel contesto dello stivale, non so come dire, no? Sì. Mi sono sempre dovuto confrontare con, non so, disegni tecnici disegnati dal disegnatore tecnico russo, oppure il programma fatto dal francese. Questo qua già fa molto. Già fa molto. Assolutamente. E come si dice? È strano perché comunque io conosco, avendo fatto anche io l'accademia, tu hai fatto l'accademia di Brera, giusto? Sì, Gabriele, a Milano. No. Ci sono vari tipi di persone, personaggi che girano insomma, per l'accademia, ce ne sono di vario genere. Ma E molto spesso, diciamo, molte persone riguardo l'accademia. Ovviamente è tutto soggettivo. Hanno magari avuto un'esperienza non proprio felicissima. Invece mi sembra di capire che per te è stato comunque un periodo anche importante. è strano definire, devo essere sincero, è stato un periodo piuttosto sereno,
quello sì. In cui ho trovato molti amici, ho avuto anche un buon rapporto con i professori, devo dire. Diciamo come se l'avessi un po' svalutata la mia esperienza dopo, successivamente, cioè quando mi sono confrontato con col mondo del lavoro a livelli davvero alti, no, come tuttora faccio a volte, mi trovo a dire cavolo, però se avessi studiato probabilmente certe cose prima, no, o certe cose in un certo modo, probabilmente adesso non avrei questa difficoltà. Invece io vedo nel confronto quotidiano che faccio con altri artisti, che magari io mi confronto con degli studenti e noto che loro hanno acquisito delle cose che io non ho potuto acquisire proprio perché l'Accademia non me le poteva offrire. Non me le poteva offrire il contesto dell'Accademia, non potevano offrire i docenti, non per un'incapacità dei docenti, ma proprio per una questione anche culturale. Cioè, l'Accademia è una grossa controversia culturale, perché ci sono i ragazzi soprattutto vengono da, non so, da contesti, non so, leggono tanti manga, sono molto attratti dalla cultura giapponese, ad esempio, o sono molto attratti dalla cultura americana dei videogiochi. Arrivano in accademia e si trovano persone che non le giudico affatto, non è un difetto, che però non hanno assolutamente avuto questo background. Per cui ti insegnano delle cose che tu non capisci innanzitutto, e soprattutto non desideri. Quindi, così io Beh, non ho è una notato. situazione un po' effettivamente particolare. Cioè, Sì. che poi effettivamente a pensarci è quella che si presenta a molti ragazzi. Io ti ho fatto questa domanda perché appunto magari molti frequentano appunto l'accademia o dei corsi di fumetto, di illustrazione, però poi vorrebbero passare, diciamo, alla concept art e ci sono tutta una serie di problematiche dovute alle situazioni precedenti e allora era un po' per questo. Però tu alla fine sei arrivato negli Stati Uniti passando per alla Red Engine School. Allora, sì, diciamo riprendendo il percorso che ti spiegavo prima, io ho fatto appunto Alceo Frigerio, Dante Ferretti, ho lavorato un paio d'anni a Roma con Dante Ferretti. Contemporaneamente ho lavorato anche con Filmaster, uno scenografo italiano per TV, Marco Calzavara, che è bravissimo, una delle mie migliori esperienze, devo dire. E, insomma, dopo questi 2 anni non mi sono trovato molto bene per vari fattori, che non sto neanche ad annoiarti spiegandoteli, e ho capito che mi dovevo spostare, cioè dovevo andare negli Stati Uniti. Allora sì, mi sono spostato e ho studiato alla Red Engine e alla Concept Design Academy, con Steve Young, John Park e James Pike. Wow. Mamma mia, beato a te, insomma. Come No, ti sei sono delle trovato? persone davvero, davvero disponibili, davvero gentili. Una volta che poi sei lì, una volta che li conosci, nel senso li conosci come professori, diciamo così, sono meno divinità e più professionisti. Certo. Assolutamente, perché chiaramente quel diciamo divario si accorcia, si abbreva e diventa insomma, il rapporto umano diventa diverso, insomma, è Sì, poi vedi che inevitabile. anche loro piace scherzare, piace, che ne so, Gene Spike, ad esempio, gli piacciono le auto tantissimo, allora scherzava su queste cose. Però da lì a dire che io conosco Gene Spike, no. Però ho avuto modo di parlarci e, sai, quando non parli solo di cose di lavoro, tu scopri che c'è un uomo dietro a quella, non so, a quella finestra di Facebook, dove vedi questo mostro che fa delle cose impressionanti, dici, mamma mia, chissà com'è, chissà chi è, cosa fa. Che c'è una persona, Una vabbè, persona giustamente. normale, no? Che fa le sue cose, e tu ti rendi conto, anch'io sono una persona normale, per cui, no, siamo molto più. Però cioè, rimane comunque, boh, forse un po' per, diciamo, anche per una sorta di piacere personale, perché comunque spesso capita che quando poi vai a conoscere la persona ti avvicini a livello personale di più. Però è, come posso dire,
si va a perdere, non so, quel velo di magia, forse è meglio, però non so, è un po' la perdita dell'innocenza, come quando passi dal voler diventare concept artist a esserlo e ti rendi conto quando lo fai di lavoro che è tutta l'altra cosa. Sì. Per cui diventano due cose differenti. Sì, ma sai, ci sono Magari. tanti fattori, c'è anche il fattore dell'età. È chiaro che io come percepisco il mondo in cui lavoro adesso, che ho 30 anni, sono ancora giovane, Decisamente sì. non lo percepivo quando ne avevo 24, no? Avevo 23 anni, lo percepivo in maniera completamente diversa. Quindi sì, magari questa magia cade, diciamo, però è tutto un divenire, è una cosa che succede, è il crescere, non so come dire. No, dimmi. No, poi dico, di fatto almeno per me l'esperienza personale e l'esperienza professionale sono molto legate. Ed è questo uno dei motivi per cui io mi sono spostato negli Stati Uniti, proprio per avere un altro punto di vista culturale, personale, ed è quello che poi suggerirei praticamente a chiunque di farlo. Ti posso chiedere che tipo di difficoltà hai trovato, diciamo, proprio per anche pratiche, difficoltà pratiche per poter lavorare negli Stati Uniti. Molti ragazzi vogliono, ma anche io vorrebbero andare a lavorare magari negli Stati Uniti perché società che gli piacciono, però anche che tipo di problemi ci possono essere, così Ma sì, in breve, chiaramente. lavorare o studiare? Per lavorare. Per lavorare, beh, sono. Diciamo, premettendo che uno abbia Ma un portfolio adatto, che venga. io non lavoro negli Stati Uniti, non ho mai lavorato negli Stati Uniti, Fisicamente, ok. fisicamente con un contratto full time, per dire. Ho sempre lavorato e lavoro tuttora con clienti americani, ma da freelancer. E invece sono stabile a Montreal, quindi in Canada, ma in Canada è molto diverso dagli Stati Uniti, molto molto diverso. Però Ok, va bene. Raccontaci un pochino rispondo alla l'esperienza. domanda, com'è? Raccontaci comunque l'esperienza, come ti trovi? Guarda, facciamo così, Anche. rispondo prima alla tua domanda, perché è una domanda Ok, molto vai. sensata, molto utile, e i problemi che si incontrano a lavorare negli Stati Uniti sono essenzialmente il work visa, cioè il visto di lavoro. È molto complicato perché gli Stati Uniti hanno un numero limitato di posti per stranieri, quella che si chiama green card, no? E sono limitati e non tutti gli anni sono dello stesso quantitativo. Quindi, ad esempio, l'anno scorso ce n'erano, io non so il numero preciso, però diciamo ipoteticamente 1.000, ok? Invece quest'anno sono 500. Magari il Mamma governo mia. americano ha programmato che poi nel 2016 ce ne saranno 1.500. Quindi questa è un po' la difficoltà, riuscire a capire proprio burocraticamente quali sono i posti disponibili, quali sono i requisiti. Poi ci sono tanti diversi tipi di visto. Questo lo so perché nell'ultimo anno ho avuto molte possibilità di stare in contatto con aziende come ID Software, Treyarch, proprio cercando di avere un visto, e i problemi sono sempre stati quelli. È molto difficile per loro proprio. Cioè, la difficoltà non è tanto per te, artista, la difficoltà è per loro, recruiter. Cioè, non sanno Ah, ok. chi dirti, perché un visto costa dai 10.000 ai 20.000 dollari. E loro giustamente Porca miseria. dicono: noi dobbiamo assumere una persona e così come prima cosa dobbiamo spendere 20.000 dollari, capito? Ci Porca miseria, conviene sì. assumere un americano e non spendiamo 20.000 dollari, capito? Ah certo, sì, ora effettivamente con questi dati è più facile capire qual è la reale portata Sì. della cosa. Ad ogni modo non è impossibile ottenere un visto, ad esempio se tu hai una visibilità internazionale su riviste come Imagine Facts, per esempio, oppure hai degli articoli scritti su di te, oppure dei featuring su delle riviste, tutte queste cose servono a dimostrare all'ufficio doganale che sei un lavoratore speciale, e se sei un lavoratore speciale,
per le aziende c'è una giustificazione per dire noi vogliamo questa persona perché questa persona ha delle skills particolari che noi negli Stati Uniti non riusciamo a trovare. Il punto è questo, che negli Stati Uniti sono non so quante persone e il governo americano dice ma è possibile che con tutte le scuole che abbiamo, con tutte le persone che abbiamo, tu non riesci a trovare uno così bravo, uno bravo Certo. che può lavorare con te? E loro devono E come fanno a giustificarlo? Effettivamente è un appunto problema. fare, cioè voi considerate comunque l'ufficio doganale, non è che sono concept artist, no? Sì, vabbè, giustamente. Una matematica, cioè se tu hai tot anni di esperienza, se tu hai lavorato, non so se tu vedi di solito gli annunci, hai visto che chiedono sempre almeno 5 anni di esperienza, almeno 3 anni di esperienza, no? Certo. Quello in realtà non è riferito alla tua esperienza, non è per te e non è neanche per loro, in realtà quella è per dimostrare che poi Ah, ok. dimostrare che poi hanno un motivo serio per assumerti, perché nella mia esperienza, io dico, nella mia esperienza, che tu abbia 1 anno, 2 anni, 10 anni di esperienza, se sei bravo ti assumono, non è che gli frega molto, devo dire Sì, che infatti. però per loro è uno schermo per fare una scrematura, capito? Perché se hai almeno 5 anni di esperienza, allora io posso andare all'ufficio doganale e dire ok, questo tizio ha 5 anni di esperienza, vuol dire che ha un valore, vuol dire che io lo posso assumere e bla 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 bla. Queste cose così. Vabbè, Queste certo. sono un po'. In Canada invece è completamente diverso. I visti costano molto di meno, le aziende sono molte di meno, i canadesi sono molti meno, e quindi, perché i canadesi in tutto il Canada sono 33 milioni. Vabbè, su uno spazio così ampio, Non effettivamente è so. niente, effettivamente. Noi siamo in Italia, siamo 60 milioni, quindi siamo 20 volte più piccoli, 20 volte più piccoli, no, di territorio, quindi è normale che è più facile ottenere un visto. Sì. Ma vabbè, sfatiamo un po' di miti, ad esempio, sai, per chi non c'è stato, fa così freddo in Canada? Io in realtà so già la risposta, però... Fa un freddo veramente, veramente lancinante. Ah, vabbè, ma davvero? Sì, veramente tremendo. Anche l'estate. No, l'estate è molto piacevole, non è l'estate pugliese o siciliana, però è un'estate Ok. molto nord-europea, diciamo, però è molto piacevole. Come sono le persone lì? Come ti trovi proprio a Guarda, livello umano? sono molto belle le persone. I canadesi in modo particolare, i quebecchesi poi in modo particolare, sono persone molto riservate, fredde da un certo punto di vista nostro italiano, ma sono gentilissime, sincere, sono veramente open-minded, come si dice, no? Ok. Quindi non hanno problemi di, che ne so, religione, razza. Soprattutto Montreal è una delle città più multiculturali che abbia mai visto. Sono veramente le persone meravigliose, stupende. Tanto che guarda, io e mia moglie ci chiediamo spesso, no? Se veramente riusciamo a bucare questo aspetto del work visa, no? A riuscire a spostarci negli Stati Uniti. Siamo convinti di dover lasciare un posto dove si vive così bene, no? Anche se ne andassi a guadagnare come da un punto di vista professionale, siamo veramente convinti di lasciare un posto così che dà, cioè, veramente tantissimi vantaggi da un punto di vista personale, umano. Veramente Montreal in modo particolare è una città meravigliosa, stupenda, bellissima. Molto più bella di Los Angeles, almeno io ho vissuto a Los Angeles, a Roma, a Milano ed è molto più bella di tutte queste tre messe insieme, se devo dire. Ah, addirittura, cavoli. Beh, più bella di Roma Lo sicuramente, stai dicendo alla persona sbagliata perché... a me dispiace, magari ci sono No, molte dimmi, dimmi. persone che ascoltano, sono di Roma, però veramente Roma è un casino, veramente un casino. Vabbè, insomma, è una questione in questo caso oggettiva, cioè penso che anche un romano si renda conto che ci sono dei problemi di un certo tipo, non è inutile girarci intorno. Poi per carità la città rimane pur sempre una bellezza, per carità. Poi vediamo, volevo farti qualche domanda, però qualche altra domanda, ma non so, con il tuo percorso formativo, lavorativo,
Ah, dopo ok. Red Engine. Il discorso formativo è che, ecco, nella mia prima collaborazione freelancer, diciamo direttamente me con l'art director, è arrivata quando ero da un mesetto circa negli Stati Uniti, mi ha contattato Private Press, scusa, per fare un paio di cose. Un paio di illustrazioni che sono state pubblicate l'anno scorso. E era una cosa particolarmente nuova perché erano queste cose steampunk, fantasy. Io avevo fatto delle cose steampunk tempo fa, Infatti. però poi professionalmente non mi ero mai applicato, le ho fatte come progetto personale. La cosa mi è piaciuta un sacco, lavoriamo tuttora ancora insieme, anche se non pagano benissimo, devo dire. Ma per tutti quelli in ascolto di Relative Press, non è... vi vogliamo Esatto. bene. Cioè, o meglio, non è che no, non è vero che non pagano benissimo. Loro, ogni azienda si gestisce in modo proprio e loro si gestiscono a dimensioni dell'illustrazione. E generalmente, se l'illustrazione è molto grande, se ne so, doppia pagina, allora è pagata, non dico la miglior paga che abbia mai visto, però è pagata bene. Se no, ti Allora, chiedono diciamo. un quarto di pagina. Un quadrettino di pagina e te lo pagano poco, però per te è un'illustrazione intera, ci metti quasi lo stesso, cioè se non ci metti una settimana, ci metti 3 giorni, no? Quindi, però 4 giorni, quindi più o meno la stessa cosa. Però io personalmente continuo a collaborare perché mi fanno fare cose diverse, cose steampunk, sempre steampunk, però che ne so, mi fanno fare disegni tecnici piuttosto che illustrazioni, piuttosto che environment, faccio un po' di tutto. Vabbè, insomma, ti stai Quindi divertendo alla questo è stato. grande. Come? Ti stai divertendo alla grande. Con Private Press sì, mi sto divertendo, loro sono molto bravi, poi danno, cioè le deadline sono lunghissime, quindi riesco veramente a gestirle con tutte le cose che devo fare. E questa è stata, diciamo, proprio la mia prima entry nel mio tu per tu con il mondo lavorativo serio americano, no? Quindi sono susseguite altre, ad esempio, vabbè, diciamo che fino a un paio d'anni fa la mia attività principale era negli Stati Uniti, era studiare, no? E quindi la maggior parte del mio tempo era assorbita sul lavorare sul mio portfolio personale, che è quello che vedete sul mio sito, no? E poi con insomma Private Press le cose sono andate avanti e ho collaborato con Kang Lee pochissimo, a dire il vero, giusto un paio di settimane, però Però insomma. mi ha chiamato e poi mi ha chiamato tramite la Red Engine. Ho avuto un contatto con Viktor Antonov, che è l'art director di Dishonored. Ah, alla faccia. E Bethesda ha praticamente aperto un nuovo studio, ZeniMax ha aperto un nuovo studio, Battlecry, e cercavano un concept artist. E ho cominciato a lavorare con loro come freelancer, quindi sono tornato in Italia e ho lavorato con loro come freelancer. Ah, fantastico. E bello, una bellissima esperienza, devo dire, fantastica. Loro sono Viktor Antonov, in modo particolare, una persona geniale, veramente geniale. E l'altro director è Andrew Collins, che ha lavorato per BioWare e ha fatto tutta la serie di Guerre Stellari praticamente. Anche lui giovanissimo, veramente un grande. Mi sono trovato benissimo, solo che a un certo punto io sentivo molto la mancanza di stare negli Stati Uniti, avevo proprio bisogno di spostarmi fisicamente. Così ho ricevuto questa offerta da Gameloft, che sapevo benissimo non essere Bethesda, no? O non essere. Sì, vabbè, Però però ti mi offriva un permetteva. visto, mi offriva tantissime cose, una buona paga, no? Tanto, Sì? ti interrompo, scusami, hai detto che insomma sei sposato, una cosa che effettivamente, senza andare troppo nel privato, quali difficoltà ci sono? Perché comunque il lavoro di un concept artist è anche comunque, c'è anche tutta la parte personale, c'è chi è fidanzato, chi si vuole sposare, chi vuole mettere su famiglia, tu come hai conciliato le due cose? Perché comunque noi facciamo un lavoro che insomma non è chiaramente il lavoro a tempo indeterminato, diciamo
quello che i nostri padri o nonni avevano una volta, per cui sai che per proprio il tipo di lavoro che è, passerai da una compagnia all'altra, da un progetto all'altro. Come vi siete trovati, anche tua moglie, insomma, come la vive, insomma. Guarda, lei è a fianco a me adesso, quindi devo per forza parlare bene. Allora, la salutiamo. La salutiamo. Diciamo così, poi facciamo un altro streaming a parte. Ok. Io Va dico, bene. una roba veramente, non se ne può più. No, no, scherzo, sì. Pazienza. No, certo, è una domanda importante, diciamo così, ci vorrebbe molto tempo anche per rispondere. Vabbè, quello che Ma insomma. sai, in parte è una cosa che entra pian piano. Certo, una persona, non dico per forza una moglie, però per dire una persona che ami ti prende del tempo, no? E per fare il concept artist, migliorare è anche una questione proprio di tempo, cioè quanto tempo lavori al giorno. Questo Sì, sta, no? assolutamente. Quanto tempo dedichi? Però sai, almeno per quanto riguarda mia moglie, lei fa più o meno il mio stesso lavoro, non è una concept artist, però comunque anche lei è un'illustratrice, decoratrice, anche lei Ok, quindi viaggia, insomma, ti comprende, insomma. mi comprende. E poi, insomma, a volte ci sono state delle difficoltà, perché magari, insomma, negli Stati Uniti, io ero negli Stati Uniti e lei è rimasta in Italia. Per la gioia di Antonio Minuto, lei è pugliese, quindi. Ah, ok. Ah, non lo sapevo questo. Ok. Vabbè, bravo. Anche la Brava, mia è pugliese. me la scelgo bene. No. Hai scelto benissimo, anche la mia è pugliese. Però chiaramente è difficile, cioè io mi rendo conto che i sacrifici che faccio sono sacrifici rivolti verso due persone, non verso me stesso, no? Esatto, sì, infatti. Beh, però perlomeno sarà contenta comunque di poter, diciamo, anche viaggiare, vedere posti diversi, no? No, sì, no, quello sì, sicuramente è bello, quello è fantastico. Ecco, uno dei motivi per cui dicevo per cui in Canada è molto bello stare è che lei gli è stato dato il visto di lavoro, quindi non ha avuto problemi. Ah, Invece è difficile, fantastico. no? Tenere un visto di lavoro in quanto moglie, non è sempre così facile. E insomma, da questo punto di vista personale, ripeto, sto cercando nella mia mente un modo veloce per rispondere perché è un argomento molto lungo, però sì, È una persona che mi capisce, è una persona che mi sostiene. Poi Perché, io. guarda, tipo qualche esempio. Tipo, che ne so, ti sarà capitato che delle volte dovevi lavorare anche fino a tardi. Ad esempio, tu non so se magari lavori fino a tardi oppure sì, Sì, perché ogni alcuni giorno. artisti lavorano anche di notte. Esatto, cioè, magari appunto lei come si. Beh, se mi dici che lei comunque fa l'illustratrice, anche lei può capire la cosa. Però molte persone, come ad esempio il mio caso, che fanno tutt'altro, chiaramente hanno una visione diversa, anche se ti appoggiano. No? Si preoccupano per te, dicono, cavoli, no, se lo fai tutta notte, poi ti ammazzi. No? Non so, noi facciamo così, per quanto possa interessare, noi facciamo così, magari facciamo. A me capitano anche, non so, dei periodi di lavoro di 2 o 3 mesi dove lavoro sabato, domenica, senza fermarmi. Però finiti questi 3 mesi, magari diciamo che okay, adesso facciamo 3 giorni di, non so come chiamarlo, Relax non di relax, io proprio di puro delirio, non so come dire, facciamo quello che vogliamo, dove vogliamo, senza regole, che ne so, ok, prendiamo e andiamo fuori, chissà dove, no? È una vita molto irregolare, ovviamente. Sai, è strano perché, continuando, allacciando sempre al discorso del mio percorso professionale. Io adesso, correntemente, attualmente lavoro comunque come full time a Gameloft, no? Quindi ho una regolarità di 8 ore settimanali, però contemporaneamente continuo a lavorare come freelancer e quindi cioè, sono veramente veramente impegnato. Però sì, facciamo così, ci prendiamo poi quei 2 o 3 giorni o un giorno ogni tanto e ce lo dedichiamo noi stessi. Facciamo quello che vogliamo, così. Sì, Eh beh, è importante, è molto perché importante. comunque.
Però ovviamente capisco se c'è una persona che magari è più affezionata a una certa regolarità, al sabato rilassato, alla domenica, alla partita la domenica, queste cose così. Io non Beh, sì, effettivamente non, sinceramente non conosco tantissimi artisti che hanno, come posso dire, passioni, altre passioni così importanti oltre, no, poi magari, oltre al proprio non so, lavoro. sì, nel senso, cioè, sono tutte che cose che girano, magari fanno uno sport in particolare, però più di quello non. Io neanche quello. No, Perché oggi quando stavo a Roma, ma niente, non sono neanche tanto bravo. Oh, ma che c'è, è soltanto per, insomma, sfogarsi. vediamo così. Ecco, insomma, per tutti quanti, come avevo scritto nel gruppo, Oscar oggi comunque farà, evidenzierà su un paio di lavori presi tra i lavori degli utenti, cercherà di evidenziare un pochino magari i problemi legati al design, ci darà qualche consiglio. Anche in base chiaramente alla sua esperienza, così intanto lo vediamo lavorare e proseguiamo l'intervista. Il mio schermo è già condiviso. Adesso te lo aspetta, aspetta. Dovrei aver selezionato. Sì, dovresti andare su condivisione schermo e selezionare la finestra da condividere. Dovresti fare schermo interno. Era in alto sulla sinistra. Cioè, doveva apparire una specie di menu. Sì, un secondo che non Ok. sono neanche nella versione. Eccola qua, in alto sulla sinistra. Dove ci sono tutti gli strumenti? Sì, io sono in una pagina. No, credo di essere nella pagina sbagliata. Più che altro, vediamo un attimo. Ah, ecco, ci sono gli strumenti di ingranaggetto. Sì, dove c'è l'ingranaggetto impostazioni, poi tipo a sinistra c'è chat, condivisione schermo e altre cose. No, Aspetta, sono vediamo. nella finestra sbagliata. Oh mio Dio! Aspetta. Vediamo. Vediamo un po'. Guarda, scusate, ma io veramente non ho mai usato Hangouts in tutta la mia vita. No, ma anche noi, Quindi. infatti per quello che, come si dice, di solito faccio un pochino di pre-registrazione in modo da risolvere questi problemi tecnici. Aspetta, eh. Poi il mio computer non è molto performante e quindi non mi viene incontro. Aspetta, Oscar. Guarda, dovresti avere una pagina così. Prova a vedere, ti ho girato su Facebook. Dovresti avere Ecco, questa pagina qua. ah, ok, aspetta che ci arrivo. Ah, eccolo qua. Aspetta. Quindi devo andare sull'iconcina in sinistra condivisione schermo. Sì, quindi Ok. fai schermo intero e dovrebbe andare. Purtroppo a me le opzioni della pagina sinistra non risultano, non so cosa dire. Non te le prende? No. Ok, accidenti. Allora, aspetta, eh. Ok, aspetta, facciamo così. Niente, no panic. Le domande sempre sulla pagina di Facebook, sì. Chiedo scusa un attimo a tutti quanti, vediamo un attimino di sistemare questo fatto in modo da poter cominciare la parte di lavorazione. Interrompo un secondo la trasmissione e la riprendiamo subito, così vediamo un attimino se richiamandoti funziona. Ok? Ok, sì.